Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi ho provato ad avviare Warzone 2.0 e ho avuto problemi riguardo all'avvio. Ovviamente ho risolto cancellando un paio di cartelle e facendo un ripristino dei file e andando anche nella proprietà dell'applicazione e impostando alcune cose ed è andato perfettamente. Quindi in questa breve guida ti spiego come risolvere questo problema all'avvio. Ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti altri tutorial come questi. Quindi andiamo un attimo nelle impostazioni. Quindi su Gestisci, sfoglia i file locali. Eccola qua. Andiamo un attimo sulla sfoglia i file locali. La cartella me li manda tutti sul secondo schermo. Ok, quindi quello che bisogna fare è cancellare un attimo questa cartella DirectX 3, DirectX 12, che sono 5 MB di cartella. Quindi faccio della, cancello direttamente questa cartella. Ovviamente se cancello questa cartella metto su gioco non parte proprio, quindi facciamo in modo di fare anche un ripristino dei file. Quindi andiamo anche su Code, questa applicazione Code che pesa 300 MB. Andiamo su Mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita, ottimizzazione, schermo intero. Però questa dobbiamo un attimo togliere questa spunta perché dobbiamo fare una verifica dei file. Quindi faccio un attimo applica, vado un attimo su Okay, generali, aggiornamenti, verifica integrità dei file di gioco. Facciamo sì, farà così la verifica. Grazie a questa verifica dell'integrità farà una sostituzione di quella cartella e delle altre cartelle obsolete che non funzionano più e abbiamo risolto. E poi non ci resta che avviare e vedere se funziona questo code. Come avete visto, 18 file non sono stati convalidati e verranno scaricati. Ha fatto anche un download. Ora andiamo di nuovo su sfoglia i file locali. Ok, ha rimesso così questa cartella 5 MB. Andiamo su code. Di nuovo su questo code, compatibilità, disabilita, ottimizzazione, schermo intero. E vediamo se si avvia. Incrociamo le dita e vediamo. Ah, eccolo. Ah, stava nascosto sotto Steam. Ok. Accettiamo le solite cose che nessuno legge. L'aggiornamento richiede il riavvio. Riavvia subito. Ok. Dovuto spegnere anche la registrazione su OBS perché vedevo un lag, non riusciva a caricarsi. E l'ho ripresa adesso questa registrazione. Aggiornamento completato ed eccolo qua. Si è avviato, abbiamo risolto il problema. Io ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se ti è stato utile. Ok, quindi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.